Allora, Schneider Electric è una società internazionale con una presenza molto diffusa nei diversi paesi. È una società che propone soluzioni e servizi per la gestione dell'energia e l'automazione. È un'azienda comunque leader nella trasformazione digitale che integra le diverse tecnologie sia per la gestione dei processi, quindi in ambito più di automazione, sia per, come dicevo prima, la gestione dell'energia. Globalmente Schneider conta circa 135.000 dipendenti e in Italia siamo più di 3.000. Diciamo, Schneider Electric è una compagnia che è anche molto attenta alle tematiche legate alla sostenibilità. È un impact company e ha pubblicato una serie di impegni in linea con l'Agenda Sostenibile delle Nazioni Unite e quindi si è impegnata in delle azioni concrete per ridurre le emissioni di carbonio con azioni legate anche al benessere delle persone, a tematiche di gender equality, e tutte queste iniziative sono state pubblicate all'interno di un programma quinquennale al 2025 che persegue 11 obiettivi di transizione energetica ed ecologica, che quindi sono tematiche davvero fondamentali per Schneider Electric, sia in termini di internamente che cosa fa, quindi come azienda, sia per le soluzioni che propone. A fianco a questi ci sono anche dei progetti locali di sviluppo sociale e sostenibilità proprio legati al paese, quindi in Italia. Come dicevo, questa visione strategica di Schneider è sia per quanto riguarda appunto che cosa può fare come azienda, sia per le tecnologie che propone, i servizi che propone, che sono abilitanti per rendere sostenibili anche le altre aziende, i propri clienti. Come claim, infatti, Schneider ha Life is on, che significa rendere l'energia accessibile a tutti in qualsiasi luogo, in ogni momento, facendo da ponte per appunto innovazione digitale e sostenibilità. Schneider quindi si pone sul mercato come un partner qualificato per questa trasformazione digitale, per la transizione ecologica di imprese e aziende in diversi settori ed ambiti di applicazione. Quindi Schneider ha delle offerte, delle tecnologie legate proprio alla distribuzione elettrica, quindi dalla media tensione ai trasformatori, alla parte proprio di distribuzione anche in massa, che era un po' il core quando è nata Schneider Electric inizialmente. Dopodiché ha ampliato il proprio portafoglio di offerta in modo da andare a poter rispondere a diverse esigenze sempre in ambito di automazione ed energia, però ad esempio avendo anche una parte legata al Secure Power, quindi l'UPS, la continuità di servizio, il Building Management System, quindi tutto ciò che è piattaforma per la gestione e il controllo sia dell'edificio, degli impianti, sia dell'energia, quindi le piattaforme di monitoraggio energetico. Poi ha una parte di automazione industriale. E su tutto questo ambito che chiama EcoStruxure, quindi tutte le tecnologie, tutte le piattaforme di Schneider entrano all'interno di questa grande piattaforma che si chiama EcoStruxure, all'interno della quale sono previsti anche dei servizi digitali proprio per poter sfruttare al meglio queste tecnologie. Dicevo, l'offerta di Schneider Electric si può applicare in diversi ambiti o settori di applicazione. Uno di questi è proprio quello della sanità, perché essendo un'offerta, come ti dicevo, molto ampia, molto estesa, può essere declinata poi in diversi settori per andare a rispondere a delle esigenze specifiche. Quindi, che valore aggiunto può offrire Schneider Electric nell'innovazione, nella digitalizzazione del settore sanitario, è proprio si basa sulla visione che abbiamo come Schneider del Building of the Future, che per noi è un edificio iperefficiente, nel senso che è sia efficiente sia in termini di energetici, ma anche operativi.
Quindi utilizza nel miglior modo possibile, in maniera ottimizzata, tutte le risorse a disposizione. Sono edifici resilienti, cioè che si possono adattare alle diverse situazioni e che sanno rispondere a eventuali criticità che possono emergere nell'utilizzo quotidiano. Sono edifici ovviamente smart, intelligenti e che mettono le persone al centro. Questo in ambito sanitario è ancora più importante, cioè è molto facile capirlo. Quando pensiamo ad esempio a un ospedale, a una struttura sanitaria, la persona al centro è anche un po' quello che l'ospedale si presuppone che faccia, sia la persona come paziente, che quindi deve essere in una struttura che sia sicura al top delle proprie funzionalità, sia il personale che deve essere messo in condizioni di operare in maniera efficace e non dover perdere magari tempo dietro a delle inefficienze dell'edificio. Proprio per questo nella struttura sanitaria, come dicevo prima, conta la resilienza, la capacità di rispondere con rapidità al cambiamento delle esigenze che possono essere nelle strutture sanitarie la continuità di alimentazione elettrica, ovviamente, quindi con sistemi che monitorino l'effettivo utilizzo, l'effettivo stato dei sistemi elettrici, quindi monitoraggio termico degli isolamenti, per fare degli esempi, oppure Certo. il sistema ITM delle stalle operatorie, quindi cose fondamentali in ambito sanitario per avere una struttura sicura, ma anche appunto UPS a servizio di questo, che siano efficienti e anche una struttura che abbia una piattaforma di controllo che sia scalabile. Quindi anche in termini di comfort, se alcune zone devono essere risistemate come destinazione d'uso. Abbiamo visto purtroppo, tristemente, come sia successo negli anni scorsi, di dover riconfigurare alcune zone per trasformarle, ad esempio, in terapie intensive. Se si ha un sistema di controllo e di gestione degli impianti che permette di fare questo in maniera non automatica, ma in maniera funzionale, è possibile riuscire a farlo senza dover stravolgere totalmente gli impianti. E su questo, ad esempio, le piattaforme di BMS che proponiamo vanno proprio in questa direzione. Inoltre, abbiamo visto come sia fondamentale il controllo, ad esempio, della ventilazione, dei parametri ambientali, quindi anche questo all'interno di una struttura sanitaria è fondamentale, sapere, avere sotto controllo la situazione in termini di temperatura, umidità, CO2, soprattutto all'interno di, ad esempio, sale operatorie, piuttosto che altre situazioni anche in terapia intensiva. Sono parametri che devono essere sicuri e devono essere mantenuti in maniera corretta. E quindi Schneider Electric mette a disposizione delle piattaforme digitali proprio per l'automazione degli edifici, anche in ottica sia di sicurezza ma anche di comfort. L'offerta di Schneider Electric si basa su tre livelli. Un livello di prodotti connessi, quindi i prodotti che sono in campo, che vengono effettivamente installati in campo, e qui possiamo avere dei prodotti per la distribuzione elettrica, quindi interruttori, banalmente, o multimetri, dei misuratori di energia, oppure delle sonde ambiente, quindi di temperatura, umidità, altre tipologie di sensoristica, degli inverter, motori, quindi tutte le apparecchiature che vanno installate in campo fanno parte di questo primo livello. Sopra questo livello c'è quello che possiamo chiamare edge control, quindi un livello dove risiede l'intelligenza. E qui abbiamo dei regolatori, dei PLC e dei software che possono essere installati in dei server. Con questo sistema qui, questi due livelli, possiamo controllare l'edificio nella sua interezza. Possiamo andare a monitorare in ottica di prevenzione di interruzioni di servizio, in ottica di monitoraggio dell'energia, dei consumi, e possiamo anche andare ad agire, perché oltre a conoscere, misurare, monitorare e analizzare il consumo e le funzionalità, possiamo poi agire andando a modificare il funzionamento del sistema per renderlo ottimizzato. Sopra questo c'è un terzo livello,
si basa su servizi digitali e su intelligenza artificiale. Praticamente ci sono dei sistemi che permettono di raccogliere tutti i dati dal campo, creare un digital twin, una sorta di gemello digitale dell'edificio e andare a vedere, facendo delle simulazioni su quello che dovrebbe essere il comportamento ideale, andare a vedere quanto si discosta dal comportamento reale. Grazie a questo possiamo poi restituire alla struttura un'indicazione di come stanno effettivamente funzionando i suoi impianti, di che stato abbiano tutti i sistemi di sicurezza, i sistemi di monitoraggio dell'isolamento, il come stiano funzionando i motori, quindi tutte le tecnologie a servizio installate all'interno della struttura vengono analizzate e viene visto quanto si discosta dal comportamento ideale. Questo permette di avere una visione ancora più profonda dell'effettivo funzionamento dell'edificio, della struttura sanitaria. Quindi questo diciamo per com'è l'offerta di Snyder e declinandola sul settore sanitario appunto è proprio questo, cioè avere UPS, quindi continuità di alimentazione, monitoraggio degli isolamenti, i quadri TM a servizio delle sale operatorie, un sistema di BMS che permetta di gestire e analizzare l'interezza dell'edificio, quindi sia in termini di HVAC, gestione del condizionamento e del riscaldamento, sia di illuminazione, sia di ventilazione, ricambi d'aria, sia nelle parti di sicurezza, quindi l'antincendio, l'antintrusione, controllo accessi, quindi sono tutti impianti che possono rientrare sotto un'unica piattaforma. E questo cosa permette? Permette di non ragionare a silos, e permette di scambiare i dati e utilizzarli per ottimizzare il funzionamento all'interno della struttura sanitaria. Ti faccio un esempio molto semplice. Ad esempio la sala operatoria viene utilizzata, ci sono alcune sale operatorie che non vengono utilizzate H24, ma vengono utilizzate solo in determinati momenti della giornata. Se all'interno della piattaforma di BMS io integro le informazioni provenienti dal sistema di prenotazione della sala operatoria e quindi ho lo scheduling di quando viene effettivamente utilizzata, poiché devo andare a garantire il numero di ricambi d'aria per normativa all'interno della sala operatoria, io però posso andare ad agire in maniera automatizzata su il sistema di ventilazione in modo che vada a regime nei momenti in cui so che la sala operatoria è effettivamente utilizzata e quindi devo e sarà, quindi ci sarà una presenza di persone per cui devo garantire più ricambi d'aria e andare in riduzione nei momenti in cui la sala operatoria non è occupata, ad esempio. E con questo mi collego a una delle referenze che mi chiedevi prima, una case history, un esempio proprio pratico, che è l'ospedale della Versilia, su cui appunto è stato diciamo un po' una apripista in processo di riqualificazione smart delle strutture della USL Toscana Nord-Ovest, dove proprio abbiamo implementato una soluzione per l'efficienza energetica e per migliorare la gestione delle risorse in questo senso, mettendo un BMS e potendo andare a controllare anche queste appunto scheduling orari, piuttosto che andare a controllare in maniera automatizzata l'illuminazione, il comfort in altre zone dell'ospedale, o andando a utilizzare i dati di altri impianti, quindi ad esempio l'antintrusione, che con il contatto finestra mi dice se la finestra è aperta o chiusa, e quindi anche lì posso andare in riduzione in ambiente rispetto a riscaldare e poi tenere la finestra aperta. Con questi piccoli accorgimenti hanno avuto una riduzione del circa 30% dei propri consumi energetici, che all'interno di un ospedale, capisci bene, il 30% significa anche un impatto economico, un qualcosa di veramente sostanzioso.
Il progetto in questo caso prevedeva un risparmio annuo ottenuto su gas, elettricità e anche sulla parte di manutenzione, perché parlavo prima sia di efficienza energetica, ma anche di efficienza operativa. Avere dei sistemi che ti permettono di tenere sotto controllo gli impianti e tutti gli asset che sono effettivamente installati in maniera diciamo più automatizzata e anche possibile da vederla ad esempio da browser, da computer, ha permesso un'ottimizzazione delle manutenzioni, delle attività di manutenzione, che anche qui ha portato a un risparmio annuo inteso proprio come ore uomo occupate per andare a vedere quando c'era un funzionamento. Innanzitutto il manutentore poteva verificare da PC, quindi rimanendo all'interno del suo ufficio, riceveva l'allarme in maniera automatica e dopodiché poteva andare a verificare effettivamente quali fossero le condizioni e muoversi sul posto solo quando fosse effettivamente necessario o quando si dovesse cambiare un asset. Altrimenti, se era una problematica semplicemente di rimodulazione di un set point piuttosto che di un altro parametro, poteva farlo senza doversi spostare, che anche qui all'interno di una struttura ospedaliera uno spostamento vuol dire andare in un altro padiglione. Cioè, sembra anche qui una banalità, ma ci vogliono dei minuti, delle ore per spostarsi da una parte all'altra. Quindi poterlo fare sapendo già che cosa, qual è il malfunzionamento e andando già lì con i pezzi che mi servono per andare a sistemare il problema o non dover andare lì solo per vedere che cos'è e poi tornare indietro, è qualcosa che permette di risparmiare tempo. Un'altra case history che ti farei invece è su situazioni un po' più piccole, nel senso che adesso ti ho parlato di ospedali, quindi ospedali, struttura critica molto grande, dove l'impatto di consumi in termini di energia è effettivamente molto elevato. La stessa soluzione, ovviamente rimodulata e scalata su una situazione più piccola, può essere implementata anche in strutture che siano non così critiche come l'ospedale, non così estese come l'ospedale, ma ad esempio in una RSA, quindi in una residenza sanitaria per anziani, dove le necessità sono leggermente diverse rispetto a quelle di un ospedale. Qui ovviamente abbiamo meno criticità da un punto di vista di affidabilità elettrica, qui non abbiamo sale operatorie tipicamente, quindi non c'è tutta quella parte di quadri ITM piuttosto che UPS, anche a servizio di macchine di diagnostica. Qui le strutture sono, passami il termine, un po' più semplici da questo punto di vista, meno critiche. E però anche all'interno di queste strutture si può avere una soluzione tecnologica che permette di integrare diversi sistemi senza avere un impatto strutturale, che diventerebbe comunque diciamo un investimento, un costo troppo, troppo alto per questo tipo di strutture. E un RSA, ti faccio un esempio che abbiamo fatto proprio, abbiamo finito qualche mese fa, è l'RSA Ca dei Fiori qui a Treviso, e dove siamo riusciti d'accordo con il cliente finale a trovare una soluzione che appunto fosse non troppo invasiva, ma che fosse a servizio dell'ospite per automatizzare l'edificio. E in questo caso il cliente aveva bisogno anche di un unico interlocutore. Quindi il fatto che Snyder potesse offrire un sistema per gestire l'intera struttura, dall'illuminazione alla parte di comfort, all'alimentazione elettrica, quindi alla parte di monitoraggio, alla sicurezza, ha permesso di far sì che di trovare una soluzione, diciamo, semplice, ma allo stesso tempo tecnologicamente avanzata, per andare a rispondere alle esigenze di questa RSA, dove appunto il comfort era la parte fondamentale, ma allo stesso modo era importante anche mantenere degli elevati standard di efficienza anche in termini energetici.
Sicuramente Snyder ha questa strategia di porsi come partner qualificato nella trasformazione digitale, quindi sicuramente sviluppare sempre più le tecnologie in termini di intelligenza artificiale, come ha già cominciato a fare da diversi anni, ma proprio quindi sfruttando sempre più questi che noi chiamiamo servizi digitali, che di fatto appunto si basano su degli algoritmi di intelligenza artificiale, affiancati poi da dei tecnici esperti. E quindi questa sicuramente sarà una delle direzioni che continueremo a perseguire. E, un'altra cosa che aggiungerei è anche andare a vedere, visto che, come ti dicevo, la EcoStruxure, quindi questa piattaforma, è aperta e scalabile per sua natura, permette di integrare diversi sistemi, proprio per andare a rispondere a quelle esigenze che nascono nel mercato. Quindi la parte di integrazione, di sviluppo di integrazioni di altri sistemi è un'altra delle vie che verrà sicuramente seguita per sviluppare nuove funzionalità, nuove tipologie di comunicazione, per integrare dati da nuovi dispositivi. Ad esempio, oggi col PNRR si parla moltissimo di telemedicina, di digitalizzazione della sanità, e quindi ad esempio si andrà sempre di più ad avere dei dispositivi indossabili che rilevino anche i dati dei pazienti. Ecco, andare a sviluppare ad esempio, ad integrare delle informazioni anche da questo tipo di dispositivi, sicuramente è un qualcosa che potrebbe essere interessante per andare ad ampliare le proposte e le funzionalità del sistema. Quindi mi immagino un sistema che non solo raccoglie i dati dell'ambiente, ma che raccoglie anche il dato del paziente e li mette in correlazione con l'ambiente in cui è. Quindi questo come direzione di sviluppo per supportare sempre di più le strutture sanitarie è quello che come Snyder faremo. Snyder Electric quello che fa è trovare delle applicazioni concrete. Quindi ponendosi proprio anche basandosi sulle case history, ad esempio, che ti ho raccontato prima, quindi dire abbiamo già delle applicazioni reali che possono essere implementate e che permettono di raggiungere quell'obiettivo di efficienza energetica, quell'obiettivo di sostenibilità. Inoltre, sempre per strategia, quindi non perché fosse solo per il PNRR, ma in generale, come ti raccontavo prima, la strategia di Snyder è proprio quella di essere un'azienda sostenibile, e di permettere ai propri clienti di diventare delle aziende sostenibili. Anche questo, in ottica di PNRR, è fattibile sia con piattaforme digitali, sia con prodotti che siano effettivamente certificati come sostenibili. Moltissimi dei prodotti che abbiamo hanno proprio la certificazione di sostenibilità, quindi il bollino di sostenibilità, che può essere utilizzato dai clienti per andare a rispondere a quelle richieste del PNRR in ottica di sostenibilità. Un altro esempio è abbiamo un quadro di media tensione, siamo stati i primi a farlo in Italia, un quadro di media tensione totalmente libero da gas SF6. Quindi isolato totalmente in aria. È una cosa, diciamo, un po' tecnica, però chiunque può capire come un quadro totalmente isolato in aria permetta di non utilizzare un gas che l'SF6 è uno dei gas che fanno più effetto serra, e che poi a fine vita del quadro dovrà essere smaltito. Quindi liberarsene non è perché siano delle perdite dal quadro, ma perché all'interno del ciclo di vita del prodotto non dovrà essere smaltito questo gas. Quindi anche questo un esempio di sostenibilità. Inoltre, sempre per rispondere alla domanda sul PNRR, la digitalizzazione è una delle tematiche fondamentali che viene toccata. Anche qui Snyder propone e ha delle applicazioni che vanno a rispondere proprio a quell'esigenza di digitalizzazione, di gestione del dato, di cyber security, che ovviamente è una tematica che non si può, da cui non si può prescindere nel momento in cui si parla di digitalizzazione, per andare a supportare le strutture sanitarie che debbano
implementare questi nuovi progetti, appunto, grazie ai fondi che arriveranno. Sì, infatti in realtà più che un totale stravolgimento, la pandemia ha accelerato dei processi che in realtà erano già presenti prima. E soprattutto per noi come Snyder, già dall'inizio degli anni 2000 c'era stata questa spinta alla digitalizzazione e all'innovazione. Quindi di fatto non ci siamo trovati impreparati, ma la pandemia, quindi la richiesta di digitalizzazione, anche il PNRR stesso, ad esempio, che va a rispondere un po' a questo trend, hanno dato una spinta più che altro nella richiesta e nel fatto che anche dai nostri clienti sia diventato normale parlare di piattaforme digitali, di dati, di tutte tematiche che di fatto noi su cui noi avevamo già iniziato a lavorare da tempo, ovviamente. Quindi diciamo non è stata necessaria un cambio di strategia o un'implementazione di altre tecnologie, né di innovazioni veramente dirompenti. Di fatto avevamo già una piattaforma che si basava sulla digitalizzazione e sull'innovazione. E in questo senso siamo stati pronti, diciamo, a dare subito una risposta e anche, diciamo, ad avere un linguaggio più comune con i nostri clienti, perché di fatto prima erano tematiche che sembravano solo da delegare a dei tecnici. Oggi anche il direttore sanitario parla di digitalizzazione, quindi in questo senso riusciamo a trovarci più affini. In termini di innovazione, ovviamente, sicuramente ci sarà, come ti dicevo prima, ad esempio integrare nuovi sistemi che comunicano in maniera diversa rispetto a quelli che ci sono oggi, quindi dispositivi indossabili. Ok, andiamo a lavorare su una tecnologia che permetta di integrare dati provenienti anche da questi dispositivi. Oppure ci focalizziamo e innoviamo nuove tipologie di sensori, nuove tipologie di prodotti. Anche quello che ti citavo prima non è in ottica di digitalizzazione, ma è comunque un'innovazione verso la sostenibilità, il quadro isolato in aria. Quindi ovviamente non è una cosa che è nata post pandemia, faceva già parte della strategia di Snyder Electric, ci ha permesso di essere sicuramente più veloci.